Real Madrid 1, Liverpool 0. Real Madrid campione d'Europa un'altra volta, vincitore della Champions League. Io voglio sapere dove sono tutti quelli che dicevano ma Ancelotti ha fortuna, Ancelotti è fortunato, c'ha il culo, gioca male. Zitti, zitti, zitti. Io dico rispetto per Carletto Ancelotti, che è il più grande allenatore italiano degli ultimi 30 anni. Ha vinto dappertutto, ha vinto Champions, ha vinto campionati, certo con squadre forti, ma d'altronde campionati e Champions le vinca le squadre forti. E oltretutto vorrei dire a chi dice che ha fortuna, che non ha fatto la gavetta, che un certo Ancelotti era il vice di Sacchi a USA 94, ha fatto gavetta alla Reggiana, al Parma, ha avuto incidenti di percorso dove non ha fatto bene, tipo alla Juventus, al Napoli. Però siccome sento dire anche che all'Everton ha fatto male, io che sono tifoso dell'Everton e lo seguo l'Everton, non l'ho visto bene, non ha fallito nel momento in cui si sono infortunati tutti i giocatori, tutti quelli più forti, perché era tra il quarto e il sesto posto fino a che non si sono infortunati tutti. Quindi lui è uno dei pochi di quelli che allena le grandi, che avrebbe allenato e che ha allenato anche le piccole. Io vorrei vedere i vari Guardiola, Klopp, che Klopp lo rispetto, uno dei miei allenatori preferiti, ma vorrei vedere gente tipo Guardiola, tutti questi mega allenatori, Zidane, che vanno ad allenare le squadre piccole. Questo è uno che ha fatto gavetta, è uno che di calcio ci capisce. Poi sì, gioca con un catenaccio all'italiana, ma è vincente, quindi ragazzi, chi vince, vince, chi perde, spiega, chi vince alza il trofeo, chi perde ha da spiegare. Lui è un vincente, stasera ha giocato come doveva giocare il Real Madrid contro una grande squadra propositiva come il Liverpool, a cui faccio i complimenti perché esprimono veramente un grande gioco. Però nel calcio bisogna vincere chi fa gol, il Real Madrid ha fatto gol, il Liverpool non l'ha fatto, quindi chiaramente ha vinto la squadra migliore, ha vinto quella che ha fatto il gioco migliore, no, perché ha giocato meglio oggettivamente il Liverpool, ma si è fatto apprezzare più nel gioco, più nel possesso palla. Però il Real Madrid ha fatto quello che doveva fare, ha aspettato e ripartito. E non paragonate però il Real Madrid al gioco di Allegri, perché il gioco di Allegri la Juve purtroppo non riesce nemmeno a ripartire. Questi ragazzi, anche con dei giocatori più forti, ma quando ripartono sono eccezionali. Poi hanno un alieno come Modric e un grande allenatore come Ancelotti, è un po' come Mourinho, è gente che le partite secche le sa preparare benissimo. È difficilissimo vincere con questi allenatori in partita secca. Quindi complimenti Ancelotti, complimenti al Real Madrid. Io oggettivamente ti favo per il Real Madrid, ti favo per Carletto Ancelotti, perché è un allenatore italiano, è un allenatore per cui, una persona, non solo un allenatore per cui ho tanto rispetto. Però ripeto, faccio i complimenti a Liverpool, che è andata a giocarsela a viso aperto, comunque con una grande squadra. Non è che si sta parlando di Davide contro Golia. Real Madrid e Liverpool siamo lì a livello di qualità di squadra. Il vero perdente di quest'anno nella Champions League è di nuovo Pep Guardiola, che con 300 milioni di squadra non riesce a vincere nemmeno quest'anno un trofeo europeo. Quindi comunque, tornando alla partita, Real Madrid che imposta la partita in maniera difensiva, ma che comunque riesce a trovare gli spazi, perché la difesa del Liverpool sta veramente alta, giocano molto offensivi, fanno il gegenpressing e comunque giocano un po' troppo offensivi. E infatti al primo contropiede Real Madrid li buca e fa gol con Vinicius Junior, che secondo me è uno dei giocatori più forti del mondo nel suo ruolo in questo momento. E che devo dire, oltretutto poi il Madrid, se dopo il gol, si difende bene. Il Liverpool arriva in maniera pericolosa in area del Real Madrid solo due volte dopo, perché il Real Madrid si chiude veramente, però lo fa bene, non si accorcia troppo, riesce comunque a poter ripartire. E poi appunto ci sono state due occasioni buone per il Liverpool, però poi dopo diciamo non sono più riusciti a fare nulla, e nel recupero il Real Madrid quasi va di nuovo a segno in un paio di occasioni, in un paio di ripartenze fatte bene. Quindi io ripeto, onore ad Ancelotti, rispetto per Ancelotti, il più grande probabilmente allenatore italiano degli ultimi 30 anni, uno dei migliori in Europa, non solo tra gli italiani. E quindi forza Real ragazzi, alla Madrid sempre, grande Carletto, grande anche Klopp con Liverpool, a cui rinnovo i complimenti perché fanno un gran calcio verticale, non i passaggini
tic e tac orizzontali come altre squadre diciamo di spagnola provenienza o comunque di iberica provenienza. Detto questo, un bacione, sempre Forza Viola, iscrivetevi al canale, ci saranno novità, arrivederci.